E ciao a tutte e ciao a tutti amiche e amici podcaster, qui è di nuovo Tommy con una puntata dedicata al mondo del podcasting e più nello specifico dedicata ad Anchor by Spotify. Come mai? È arrivato l'aggiornamento tanto atteso, annunciato durante l'estate o comunque prima dell'inizio dell'estate. Finalmente tutte le funzioni sono disponibili anche per noi podcaster in Italia e oggi ve le mostrerò molto velocemente. Prima di tutto voglio passare alla possibilità di andare a creare dei sondaggi, quindi dei polls, e anche dei Q&A all'interno delle nostre puntate. Quindi fondamentalmente quando noi andiamo a pubblicare una puntata che per esempio chiameremo test, polls, cosa volete vedere nella prossima puntata, dopo aver fatto questo, inserito la nostra descrizione, la data di pubblicazione, quello che possiamo fare è andare su Add a Poll. Add a Poll. Facciamo una domanda. Cosa volete vedere o sentire, perché vedere non possono vederlo perché ci stanno solo ascoltando durante l'episodio, nel prossimo episodio. Quello che possiamo fare è inserire una singola scelta per i nostri ascoltatori o multiple scelte. Come ci dice qui, minimo 2 scelte, massimo 7. Quindi opzione 1, mettiamo puntata Anchor, puntata strumentazioni, strumentazioni adoption, puntata non lo so, vediamo, puntata field recording, andiamo così avanti, eccetera eccetera eccetera. Dopo aver fatto tutto ciò possiamo decidere l'inizio di questo sondaggio e la fine di questo sondaggio. Tutte le risposte arriveranno poi all'interno della nostra dashboard di Anchor by Spotify. Ovviamente dopo aver inserito la data di inizio e la data di fine facciamo semplicemente publish poll. Io adesso non lo faccio perché ovviamente è solo un test. La seconda cosa che possiamo fare e andare ad inserire delle domande dirette. Quindi andiamo in Q&A e qui semplicemente andiamo a mettere cosa vorreste sentire nel prossimo episodio. E dopo facciamo publish questions e dopo fondamentalmente la risposta sarà pubblica unicamente su Spotify. Ve lo segnalano anche qui, only available on Spotify, only available on Spotify. Quindi sulle altre piattaforme non potranno vedere il sondaggio è la domanda diretta, ma solo su Spotify. Devo dire che questo è un aggiornamento molto molto interessante perché ci permette di avere, diciamo, un rapporto più diretto con le nostre ascoltatrici e con i nostri ascoltatori. Lo testerò in futuro quando inizierò con il nuovo podcast qui all'interno di Anchor by Spotify, che sarà, diciamo, una cosa molto personale, non troppo, diciamo, legata a la mia vita personale, ma ne vedremo delle belle. Adesso non voglio spoilerarvi niente. A tal proposito ho iniziato e rilasciato il trailer del mio nuovo podcast dedicato al field recording. Trovate il link qui sotto in descrizione e ovviamente anche la puntata all'interno della id informazione che trovate qui sopra, sulla destra o sulla sinistra, adesso non mi ricordo bene dov'è. Quindi noi proseguiamo e adesso voglio passare alla distribuzione manuale del nostro podcast. Se andiamo in settings e andiamo in podcast availability, adesso non è più distribution, come possiamo vedere qui è cambiata tutta quanta la dashboard. Adesso ovviamente il mio podcast era già presente su tutte le piattaforme, cosa che secondo me potevano inserire e che non mi piace molto è il fatto di avere una sezione che ci permetta di cancellare magari le piattaforme che non ci interessano. Infatti, dopo aver letto tutte le linee guida di questi nuovi aggiornamenti, loro, cioè i ragazzi di Spotify e le ragazze di Spotify, segnalano che per andare a togliere le nostre puntate, quindi il nostro podcast, da una piattaforma, dobbiamo fare riferimento alla piattaforma stessa. Quindi il procedimento che è, per esempio, Google Podcast ci chiede per rimuovere il podcast, che Overcast ci chiede per rimuovere il podcast e così via. Secondo me qui potevano aggiungere una funzione
all'interno di queste piccole finestrelle, con un bottone rimuovi feed RSS da Radio Public, rimuovi feed RSS da Pocket Cast. Ma vabbè, ce lo facciamo andare bene così. E devo dire che finalmente abbiamo la possibilità di distribuire manualmente il nostro podcast. Quindi questo cosa vuol dire? Per i nuovi podcast, quello che possiamo fare è andare ad inserire all'interno di tutte queste piattaforme il feed RSS che ci viene generato ovviamente in automatico da Anchor by Spotify quando andiamo a creare sì il nostro podcast con la nostra descrizione, la nostra immagine, ma anche con la nostra prima puntata. Ricordiamoci che per attivare un qualsiasi feed RSS all'interno di un podcast hosting dobbiamo pubblicare minimo una puntata, se no il feed RSS ovviamente non si attiva. Di conseguenza, dopo aver pubblicato la nostra puntata, che generalmente dovrebbe essere il trailer, cosa andiamo a fare? Possiamo copiare questo feed RSS all'interno delle piattaforme. Quindi, cosa intendo con questo? Per esempio, anche Anchor ce lo segnala, per andare ad inserire il podcast all'interno di Apple Podcast dobbiamo utilizzare la piattaforma dedicata, che è Apple Podcast Connect, che vi ho già portato. La stessa cosa la facciamo con Google Podcast Manager. Poi, se ovviamente vogliamo andare ad inserire anche il nostro podcast su Overcast, Breaker, Castbox, Pocket Cast, Radio Public e Stitcher, dobbiamo utilizzare i loro portali, andando a fare che cosa? Copiare il feed RSS generato da Anchor all'interno di queste piattaforme. Ovviamente Spotify non serve, perché sappiamo che Anchor ormai è di proprietà di Spotify e quindi di conseguenza loro in automatico distribuiscono le puntate su Spotify senza aver bisogno di andare a fondamentalmente copiare il feed RSS all'interno di Spotify for Podcasters, anche se consiglio sempre di farlo, perché diciamo abbiamo delle statistiche in più che secondo me sono un po' più precise rispetto a Anchor by Spotify. Ultimamente ho letto che ci sono dei problemi con i podcast distribuiti da Anchor, più nello specifico dei problemi con Spotify. Ho letto che molti link generati da Anchor non funzionano, relativi ovviamente sempre alla piattaforma di Spotify. Sinceramente non saprei come risolvere il problema. Credo che l'unica soluzione sia quella di o contattare l'assistenza e farsi risolvere il problema da loro, o in alternativa cercare su Google, per esempio, il nostro podcast, trovare il link di Spotify e dopo utilizzare quel link trovato tramite Google. Sinceramente ho letto poche persone che hanno segnalato questo problema, io non ce l'ho avuto, ho controllato anche gli altri podcast che gestivo. Sono tuttora attivi, i link funzionano anche dalla dashboard, da come si chiama qui, dalla pagina diciamo creata in automatico da Anchor, quindi qui sul View Public Site. Semplicemente se noi andiamo a provare a cliccare qui l'iconcina di Spotify, possiamo vedere se è presente o no. A me funziona, ad altri non funzionava, mistero della fede. Ripeto, se avete questo problema contattate l'assistenza o in alternativa lo cercate su Google e poi utilizzate quel link lì, anche se teoricamente dovrebbe funzionare. Quindi questo è l'aggiornamento 2021 di Anchor by Spotify. Devo dire che hanno fatto dei passi da gigante, perché miseriaccia, tempo fa purtroppo la piattaforma era molto limitata con la distribuzione automatica, avevamo diciamo poche scelte all'interno diciamo della dashboard dedicata ai nostri episodi, però diciamo che insomma non è male, anzi è bene, perché hanno attivato delle funzioni secondo me molto utili per coloro che magari vogliono avere un po' più di controllo su che cosa, su il proprio podcast. Adesso io ovviamente Anchor by Spotify non lo utilizzo più, perché ho spostato il nuovo podcast sul field recording genetica sonora su Spreaker, perché volevo testare la piattaforma e soprattutto, ripeto, avere più controllo su il mio RSS feed, cosa che purtroppo su Anchor continua a non avere, perché ripeto, avete la distribuzione manuale ma sempre con qualche limite. E di conseguenza questo era l'aggiornamento 2021 di Anchor by Spotify. Spero che il video vi sia piaciuto, tornerò
sul mondo del podcasting, quando ci saranno degli aggiornamenti interessanti, e per il momento continuerò invece con la mia nuova serie dedicata alla scoperta dei suoni che ci circondano ogni giorno. La potete sempre trovare sul mio canale YouTube e sulle maggiori piattaforme di podcasting, qui sotto in descrizione trovate tutti i link. Noi ci vediamo la prossima settimana, il prossimo venerdì, con una puntata speciale dedicata al field recording, dove parleremo di storia, che cos'è il field recording e tanto altro ancora. Da Tommy è tutto, che l'ascolto sia con voi.